Ignazio Marino, ma che strano, non avrei mai creduto a una cosa simile. Non avrei mai creduto, francamente. La procura è, questo è il Corriere della Sera di giovedì 8 ottobre 2015, oggi è giovedì 8 ottobre 2015. Io pensavo che i miei amici pentastellati esagerassero con Ignazio Marino. Già l'anno scorso, mi pare, i miei amici pentastellati ne avevano chiesto le dimissioni. Io pensavo che esagerassero, perché Ignazio Marino si è trovato in una brutta situazione nel comune di Roma, Mafia Capitale, and Company. Ma allora, qua io devo riconoscere che aveva ragione Giulio Andreotti quando diceva che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si indovina. Ma come? La mossa del sindaco: pago di tasca mia tutte le spese di rappresentanza e riconsegno la carta di credito. Beh, questa non me l'aspettavo, perché io ho attraversato nella mia qualità di preside di licei, preside di ruolo nei licei classici e scientifici, ne ho viste di tutti i colori, eh. Io ho avuto tanti processi, ho avuto tanti processi, ho avuto processi a Mantova, a Verona, a Padova, a Venezia, a Roma. Ma io i miei processi li ho vinti tutti. Anzi, l'ospedale militare di Verona per ben due volte mi ha riconosciuto la causa di servizio per aver io subito degli ingiusti processi. Sì, è proprio così. E per aver subito degli ingiusti processi riconosciuti dai medici dell'ospedale militare di Verona, io ho avuto pure dei riconoscimenti economici. Io mai, 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 perché noi presidi avevamo anche la gestione amministrativo-finanziaria dei licei. E capitava che qualcuno ti diceva: tu preside, hai rubato. Io non mi sono mai sognato di dire: vabbè, mo restituisco quello che ho rubato. Si vada a processo, si vada a processo. E io i miei bravi processi li ho vinti tutti, tutti, tutti li ho vinti. Tutti, tutti li ho vinti, tutti, tutti. Capito? E io questo non me l'aspettavo da Ignazio Marino, che dicesse c'è scritto qua, e non me lo sono mica inventato io, c'è scritto qua, c'è scritto qua, poi la pago di tasca mia e restituisco la carta di credito. No, io al posto di Ignazio Marino, se io avessi avuto la coscienza a posto, me ne andavo a processo, me ne andavo. Vabbè, pazienza, allora vale sempre la famosa uscita di Giulio Andreotti, che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si indovina. Vabbè, vabbè. Ok, cari amici, grazie e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.